È una delle fotografe italiane più conosciute a livello internazionale. Patrizia Battaglia, nota nel mondo per aver fotografato la Sicilia delle stragi mafiose, si è rivolta alla trasmissione Chi l'ha visto con una richiesta molto singolare. È il 1980 quando la Battaglia realizza a Palermo, nel quartiere Cala, uno scatto che accompagnerà la sua carriera, diventandone un po il simbolo. Seduta ai tavolini esterni di una taverna insieme ai colleghi Franco Zecchin ed Ernesto Bazan, avvista da lontano una ragazzina che gioca insieme a due compagne più piccole. Avvicina la bambina e la convince a posare per lei, spingendola delicatamente contro il muro. La ragazzina, con i suoi occhi magnetici e severi e quel braccio alzato, diventa il simbolo della Palermo squassata dalle lotte mafiose. Sono passati 38 anni e la fotografa, oggi 83enne, vorrebbe ritrovare quella ragazzina che dovrebbe avere 50 anni. Vorrebbe sapere come sta oggi, cosa fa, com'è stata la sua vita dopo quello scatto, tante volte esposto in mostre in Italia e nel mondo. Letizia Battaglia ha già provato a cercare la ragazzina tornando nei luoghi dove l'aveva fotografata, ma senza successo. Per questo ha rivolto la sua richiesta a chi l'ha visto e la trasmissione di Federica Sciarelli si è immediatamente attivata.